pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Sapevo come sarebbe andata a finire, ma ieri, per passione e spirito d'avventura, ho visto il live action dei Cavalieri dello Zodiaco. Non provavo un disagio simile dalla visione di Matrix 4 che avrei voluto mollare al cinema dopo appena 20 minuti. A parte qualche scena d'azione davvero buona, il resto del film tratto dai Cavalieri dello Zodiaco non sono riuscito ad apprezzarlo, diciamo così. Se c'è una cosa che il manga di Masami Kurumada e l'anime che ne è stato tratto ci hanno offerto in questi decenni, è l'emozione. Ed è l'epica, ciò che ci emoziona, lo spirito di sacrificio dei Cavalieri dello Zodiaco pronti a immolarsi per salvare Lady Isabel, cioè la reincarnazione della dea Atena. Ci emozionano le rinunce dei cavalieri, combattenti fin da ragazzini, strappati ai loro cari per forgiarsi nel dolore, nella sofferenza e nella lontananza, spediti agli angoli più remoti della terra per imparare a diventare cavalieri d'Atena. Hai mai sentito il cosmo bruciare dentro di te? È la domanda di Pegasus e Seiya. Qui invece non si sente niente bruciare, a meno che non vogliamo considerare bruciante la noia per una trama inesistente e per personaggi che non hanno niente da dirci, con l'eccezione di Mylock, interpretato da Mark Dacascos, il quale, ha notato Andrea Peduzzi su IGN Italia, il quale, per carisma e prestazioni, supera qualunque altro membro del cast. Di contro, se in un film dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco il personaggio più ganzo è Mylock, beh, che ve lo dico a fare. Attenzione, il problema non è tanto che il regista Thomas Bajinski, accompagnato dai suoi sceneggiatori, abbia tradito il manga del maestro Kurumada, ma che l'abbia trasformato in un carrozzone di effetti più o meno speciali a partire dalla trasformazione di Cassius in cyborg, forse il punto più basso del film. I Cavalieri dello Zodiaco, l'ho detto altre volte qui sulle pecore elettriche, sono il tentativo di provare a spiegare come possa la speranza riuscire a battere il male. Per un ragazzino può essere un'esperienza complessa, come lo è stata per me quando ho visto e letto I Cavalieri dello Zodiaco per la prima volta. L'italiano dei Cavalieri, radotto, ricco, variegato, racconta una storia che potrebbe essere insegnata a scuola, eppure anche in qualche scuola di partito. Certo, lo spirito da fact checker che ormai si è incistato ovunque in ognuno di noi rischierebbe di rovinare l'amore per quello che è un romanzo di formazione, un autentico romanzo di formazione in cui ragazzini devoti alla dea Atena sono costretti a confrontarsi appunto con lotte fratricide, il passato che è un fardello, i limiti da superare e la violenza pronta a stritolarti ogni giorno, anzi casa dopo casa, come nel percorso lungo le 12 case nel quale Pegasus, Seiya e compagni devono sfidare gli avversari molto più potenti di loro sulla carta, i Cavalieri d'Oro, Davide contro Golia. Non ci sono molte soluzioni se non sopravvivere e spostare la notte un po' più in là. Il percorso delle 12 case è un percorso di formazione, un omaggio in contemporanea alla forza del singolo e a quella del gruppo. I Cavalieri dello Zodiaco sono un apologo sulla speranza, appunto. Il film di Bajinski, invece, semplicemente non è niente di tutto questo.